Pinky, 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 cosa succede? Tutto ok? Mi sembri super contenta? Eh già, avrò finalmente un ragazzo tutto per me. Aspetta, davvero Pinky? È una cosa incredibile. Aspetta, dove l'hai trovato questo ragazzo? In che senso? Prova a spiegarti meglio. Sì! Ho trovato un server di Roblox che fa da sito di incontri su Brookhaven. Wow, questo sì che è una novità. Non avevo mai sentito di un server dove fanno apposta degli incontri per farsi fidanzare con le persone. Bene Pinky, buona fortuna. Puoi andare in quel server e finalmente incontrare qualcuno, fare un appuntamento eccetera eccetera. È una notizia formidabile. Sì, ma no, ferma. Oh, cosa c'è? Tu ci andrai per me. Aspetta, cosa? E mi direi se è vero! Aspetta, cosa sto sentendo, Pinky? Io non posso andarci, scusa, l'appuntamento dovrebbe essere una cosa tua. E perché ci dovrei andare io, scusami? Beh, devi dimostrarmi se è vero o no. Scusami? Solo perché tu non vuoi fare una brutta figura? Beh, esatto. Cosa sto sentendo? Dai, non perdere tempo e vai. Tu vieni con me, almeno te lo scegli. Mica posso scegliere anch'io il tuo fidanzato. Ok, lo seguo, ma poi tu ci fai l'appuntamento. E se non lo fai, sei una pessima amica. Quanto non ti sopporto oggi. Senti, lo faccio solo perché sono curiosa e voglio registrare un video, ok? Se no, non l'avrei mai fatto. Ma se lo dici a Franci, penso che potrei esplodere oggi. Non lo farei mai. Non ti credo. Ragazzi, siamo entrati in questo server e a quanto pare, come potete vedere, è super colorato di rosa, proprio perché è il server dell'amore. Immagino che Pinky sia super felice mentre io sto soffrendo all'interno. Detto ciò, scopriamo subito come funziona. Alla fine del video potrei darvi il link del server, ma vediamo. Esatto. E allora, vediamo cosa c'è. Ok, ho già notato una cosa strana. Non l'avevo notata quando ero entrato. C'è una specie di... cosa sarebbe quello? Un robot circondato da fiorellini e cuori? È lui che ci mostrerà i ragazzi. Non sei felice? Mamma mia, quanto sono felice. Ci sono dei cartelli qui. Parla con il robot per cercare la tua anima gemella. Scrivi no per rifiutare e scrivi cuore per accettare. Ok, è molto semplice. Salve. Ciao, sono Linderbot. Sarai di sicuro una sfigata che è single e cerca l'amore. Come, scusa? Sì, lo è. Ragazzi, sto tipo mi sta prendendo in giro. No, non è così. Ora voglio vedere però come funziona. Sembra veramente un robot, anche se è un giocatore. Sai già come funziona? Beh, ci sono delle regole qui, ma cosa dovrei rifiutare o accettare? Ti mostrerò dei ragazzi e tu dovrai dirmi se ti piacciono o meno. Se preferisci puoi mettere anche le ragazze. No, va bene con i ragazzi per adesso. Bene, ma c'è un pagamento di 600... cosa? Robux prima di avviare il tutto. Mi serve un pagamento. No, scordatelo, 600 Robux sono tantissimi e non mi interessa nemmeno. Dai, ti prego. Sei una pessima amica se non lo fai. Pinky, sono 600 Robux, mica pochi. Bene, allora mi metto a piangere se non lo fai, ti prego. Mi ho appena mandati nel tuo gruppo, stupido robot. Ok, adesso fammi vedere che stiamo nei denti, ragazzi, prima che perdo tutto quello che ho. Pagamento accettato. Oh, per l'amor di Dio, fammeli vedere. Avvio della trasformazione numero 1. Oddio, Pinky, ci sta per far vedere il primo ragazzo che potremmo incontrare. Oh, lui? In realtà è ancora il robot, ragazzi, ma ci sta facendo tipo una presentazione del suo profilo. Ciao, mi chiamo Jacob. Tu che ne dici, Pinky? Lo devi scegliere tu alla fine. Sinceramente, mi sta simpatico Jacob per te, no? Ti piacerebbe un sacco. Mi piacciono i gatti, il nero. Oh no, non dovevi dirlo, Jacob. Non dovevi dirlo. Che schifo! No! Per niente, ha cambiato aspetto. Jacob non andava bene. Ma ragazzi, voi nei commenti ditemi se queste persone vi piacciono. E se poi più avanti dovremmo fare anche la versione femminile. Date un voto a Jacob e votate il benvenuto al numero 2. Ciao, mi chiamo Ernesto. Mi piacciono i videogame e gli anime. E le verdure. Sai cosa? Mi piace da morire per te. Anche perché è molto carino, sai, mi ricorda un po'. Franci, ecco, sì, è molto molto carino. Io direi che... Pinky, che ne dici? Lui è perfetto, è un ottimo pretendente. Per me è un no. Non mi fidanzerei mai con lui. Sei troppo esigente. Te lo posso dire? Bene, passiamo al numero 3. Pinky, ne stiamo cambiando tantissimi. Non state pensando che... Pinky sta esagerando. Ne abbiamo già superati 3. Ciao, mi chiamo Hermes. Ah, come la marca. Lol. Mi piace lo sport. È uno sportivo, Pinky. È quello adatto per te. Non perdiamo più tempo e facci tu un appuntamento. Già meglio. È la palestra. E odio gli animali. Cosa? Che? Ma vado matto.
tanto per i panini con la cioccolata e gli Abby Burger. Panini con cosa? Tienimi che lo ammazzo. No, piega. Ti ricordo che è solo una proiezione, non è veramente lui. E poi puoi anche dire di no e basta. Ok. Numero 4. 2 hours later. Ragazzi, ci ho rinunciato a Picchi, non piace a nessuno. È da 3 ore che stiamo guardando, ragazzi, senza niente. Ciao. Mi chiamo Alexander. Oh mio Dio. Questo no. Siete troppo esigenti. Mi serve un altro pagamento. 100 Robux. Ah! Non ce la faccio più a pagare. Ultimo ragazzo disponibile. Pinky, fatelo andare bene. Oh Pinky, guarda questo ragazzo. Wow, è super interessante. Ciao, sono Leon. Mi piace fare beneficenza, so cucinare e amo la letteratura. Ogni tipo, ma soprattutto i manga. Mi piace la cultura in generale. Passo ore a pulire spiagge e strade. E voglio che la mia anima gemella deve essere in primis la mia migliore amica. Oh, wow. Oh my god, mi sbagliavo. Lui è fantastico. Hai ragione, è molto carino sia l'aspetto che caratterialmente. È lui. Tu farai un appuntamento con lui. Perché io? Così sei una brutta persona, ci rimarrai male tu e non io. Io che sia il perfetto marito dopo tutto. Marito, io dovrei uscire con tuo marito per solo perché non vuoi che ti spezza il cuore? Esatto. Dobbiamo trovarti un vestito per l'appuntamento. Pinky, Pinky, dove stai andando? Aspetta, io non ho accettato, non voglio fare questa cosa. Aspetta. Mi immagino che l'unica cosa che mi resta fare è per accettare l'appuntamento e scrivere cuore in chat. E va bene. Direi che ormai è fatta. Non ci posso credere che devo fare una cosa del genere con Pinky. Non ha senso. Appuntamento? Accettato. Va bene, ragazzi, ne sto approfittando alla fine per registrare un video stranissimo. Però va bene, mi ha portato al negozio di vestiti perché penso che voglia darmi dei codici. È lì indaffarata che cerca da ore, ok? Allora, ascolta. Sì, ti ho già ascoltato abbastanza oggi e sono nei guai. Ho trovato dei codici perfetti per l'appuntamento. Te li ho passati tutti in chat, sarai perfetta. Lo sai che sono una grande stilista. Chi meglio di me sa vestire le persone? Non posso darti torto, il problema è che io sto andando al tuo appuntamento! Quando non volevo farlo, ok? È solo una cosa strana questa roba. Lo faccio solo perché sei pazza e non so come accontentarti. Comunque, prendiamo ragazzi i codici che mi ha dato Pinky tramite, beh, come al solito, l'ID di Roblox. Ok, vi mostro tutti i codici che mi ha dato Pinky. Allora, il primo è questo qui. È un cappellino molto elegante. Immagino che mi deve preparare per un appuntamento. Dunque avrà scelto dei vestiti molto, molto eleganti. E ci sta. La seconda cosa sono dei capelli. Questo è il codice, quindi mi farà cambiare anche i capelli. Oh mio Dio. Posso dire che forse non sono molto fan di questi capelli. Però mi fido. Seguiamo il processo. Vediamo cosa mi porta a fare Pinky. Amio, sei strabona. Sì, ok. Secondo codice dovrebbe essere questo. Ha aggiunto tipo delle stelline intorno a me. Va bene, ci sta. Il secondo oggetto dovrebbe essere questo. E dovrebbe essere qualcosa che si mette al collo. Vediamo, sì. È una specie tipo di rosa. Sì, una specie di pendente. Il secondo oggetto è questo qui. Che dovrebbe essere sempre una collana. Questa volta mi mette tipo una collana di perle al collo. Prossimo oggetto che dovrebbe essere una specie di catenina da mettere nei pantaloni. Infatti la vedete lì. Ok, sono curiosa dei vestiti a sto punto. Questo codice fa parte del vestito che poi ci metteremo dopo, che è questo qui. E ci aggiunge una specie di gonna a rete. Va bene. E questi sono i codici dei vestiti. Il primo è il sotto, che è una specie di gonnellina. E questo è il sopra. Vediamo un attimo. Ah, ovvio. Era strano che non c'era del rosa in questo outfit. Penso che con questa carnagione comunque sto molto meglio. E questo è l'ultimo codice. Oh mio Dio, posso dire che è un outfit incredibile. Oh madonna. Solo che i capelli non sono troppo io. Vediamo se posso modificarli. Non è proprio il mio stile, ma hai ragione Pinky, sei bravissima a vestire. Ho messo però i miei capelli, spero che non ti dia fastidio. Sono super carina. Non sei mai stata così bella. Altro che super carina. Wow, che gentile. È tutto pronto. Ora vai pure all'appuntamento. Oh, va bene. Questo ragazzo mi ha scritto già in chat. Ha detto che mi aspetti in questo server letteralmente a casa sua. Devo dire che comunque Pinky ha ragione. È super super brava a fare gli outfit. Guardate che meraviglia è questo. Certo, forse non mi piace troppo la faccia perché non me la metterei mai io. Però l'outfit è incredibile. Detto ciò, non so perché sto facendo questa cosa, ma sbrighiamoci, vediamo se questo ragazzo è carino e gentile. E poi lo lasciamo a Pinky. Eccolo qui ragazzi, Leon 055001. Lo chiamerò Leo. Oh mio Dio. Cos'è questa cosa?
Che cosa carina. Buonasera, mia cara. Già il fatto che non mi abbia chiamato baby è strano per un ragazzo medio su Roblox. Wow, mi hanno detto che eri bella. Ma tu lo sei anche di più di quello che dicevano. Ah, wow, grazie, sei molto carino a dirlo. Ti ho preso un pensierino comunque, cara. Oh, ok. Ok, questo è abbastanza basic. Tutti lo fanno alla fine. Quello è solo l'inizio. In giardino ho molto di più. Vieni su. In giardino ho molto di più. Ragazzi, ma cosa sta dicendo questo qui? Oh mio Dio, che carino che è qui fuori. Guarda, l'ho fatto solo per te. Oh, hai fatto questa decorazione solo per me, che carino. E nonostante tutti questi fiori, tu sei più bello. Perché questa frase non mi dà fastidio? Comunque lasciamo. Sì, bella, bella storia, bella storia. Comunque, sono qui per farlo conoscere. Per conoscerlo per Pinky. Sono qui per conoscerlo per Pinky. Perché non mi parli un po' di te? Bene, andiamo. Ti ho fatto da mangiare. Sai pure cucinare? Beh, io amo cucinare. E per te magari lo farei ogni giorno. Sei troppo gentile. Comunque, qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito? Beh, ce ne sono tanti. Dipende. Immagino che una torta al cioccolato potrebbe andare benissimo per me. Qui non è la stessa cosa. Oh, mi ha preso la torta! Oh mio Dio! Magari un giorno se ci incontriamo posso dartela di persona. Non credo ci incontreremo mai. Hai ragione, non possiamo. Ah, meno male, sei ragionevole almeno. La tua bellezza credo che mi renderebbe cieco. Oppure non smetterei mai più di guardarti. Io devo andare in bagno dopo. Oh mio Dio, perché questo tizio è così gentile? Eppure è carino, non ce la posso fare a continuare questa cosa. Roby, stai lucida. Di certo non ti può piacere questo tipo, no? Sei qui solo per fare un video, per la tua migliore amica. Insomma, non siamo seri, stai con Franci, tutto ok. Ragazzi, tranquilli, rassicuratemi nei commenti. Dio mio, cosa mi sta succedendo? Sapete cosa? Sono solo scioccata dal fatto che non ho mai visto un ragazzo così carino su Roblox. Di solito sono tutti: uè, bro, che baby, vuoi venire con me? Scrrr. Adesso vado giù, vado a prendere più informazioni possibili e poi dico: guarda, non sei il mio tipo, ma una mia amica sarebbe perfetta per te. Cosa sta succedendo qua? Ho pensato di cantarti una piccola serenata. Fra le stelle danza il cuore in festa, unica regina mia promessa. Ogni nota risuona come un battito per te, amore mio, questo è il mio canto. Sei la mia musa, la mia luce splendente, tesoro più caro, il mio presente. In questa serenata ti dico con amore che sei la mia vita, la mia gioia infinita. È per questo che ti chiedo di essere mia. Oh mio Dio. L'ho pensata adesso. Che c'è? Non ti è piaciuta? No, il problema è che mi è piaciuta. Il problema è che mi è piaciuta. Caspita, come faccio? Perché mi trovo in questa situazione? Mica mi posso mettere con questo, ma stai scherzando? Io non devo fare solo un video. Perché è così carina e dolce con me? Io non lo... Mi sembri agitata, tutto ok? Io no. Devo andare di nuovo in bagno. Aspetta qua. Oh mio Dio, Pinky. Seguimi subito. Vieni subito di qua. Oh mio Dio, che cosa stai facendo? Oh, devo parlarti. C'è un problema. Questo tipo, ti hai parlato di me, vero? Perfetto. Sì, è perfetto. Cioè, aspetta, però non ho ancora. La serenata era per me, vero? Nessuno lo aveva mai fatto. Finalmente sarò felice. Grazie, Ro. Io volevo dirti in realtà che cosa? Non va bene? Ma cosa mi sta passando per la testa? Che cosa voglio fare? Deludere la mia amica? Non sono venuta qui per avere io un appuntamento e farmi piazzare un ragazzo. Ok, sì, Pinky, va benissimo. Vado subito a dirgli di te, ok? Così potete uscire. Perfetto, grazie! Non vedo l'ora. Vado a farmi buona! Buona fortuna? Sei già buona in fondo. Ok. È stata un'avventura, ragazzi, ma adesso è il momento di dire addio a questo tipo. È un bravissimo ragazzo e sicuramente sarà perfetto per la mia migliore amica. Anzi, sono felice di aver trovato un ragazzo così incredibile per lei. Anzi, Leo, devo parlarti. Devo parlarti di una cosa. C'è una mia amica molto cara che si chiama Pinky e io penso che tu forse potresti essere il suo ragazzo perfetto. Ehi, stavo pensando. Cosa stavi pensando? Uè, fermo, Leo, fermo.
cosa stai facendo? Abbiamo passato una bella serata. Che ne dici di un bacio? Come, scusa? Amore? Franci? Amore? Cosa? Picchi mi ha detto che ti avrei ritrovata qua. Franci, posso spiegarti tutto. Aspetta!